Fondamentale l'incontro di oggi sulla PAC, perché non si può pensare che mentre lo scenario drammaticamente cambia, c'è uno shortage di produzione agricola, alimentare, grandissima tensione su Nord Africa e Medio Oriente per i prodotti che mancano, l'Unione Europea pensi che si possa ancora portare avanti una PAC disegnata per uno scenario completamente diverso. Banco BPM è una banca che per tradizione è sempre stata molto molto vicina al mondo dell'agroalimentare e anche la nostra presenza oggi in questo evento lo dimostra. E tuttavia da 2 anni a questa parte abbiamo deciso di investire molto, di investire ulteriormente, e anche il piano industriale del 5 novembre dell'anno scorso mette al centro il mondo dell'agroalimentare. In modo particolare direi che questo settore è uno dei pilastri del nostro piano industriale al 2024. In Ismea stiamo mettendo in campo delle novità molto importanti, perché per la prima volta dopo almeno 20 anni abbiamo raddoppiato il budget per gli strumenti di gestione del rischio che servono a compensare gli agricoltori contro perdite dovute a eventi estremi, soprattutto meteoclimatici ma anche sanitari.